Buongiorno a tutti, questa mattina vi vogliamo presentare la Ducati Multistrada 950S. Il motore è il classico bicilindrico testa stretta di Ducati, 950 di cilindrata, che eroga 113 cavalli. Il telaio è diviso in due parti, la parte anteriore è un traliccio in tubi, mentre la parte posteriore è uno scatolato in presso fuso. Il cambio ha la funzione di quick shift, quindi che ti permette di cambiare senza utilizzare la frizione. Questo è molto interessante nella funzione sport del motore. Un'altra particolarità della versione S della multistrada è che si possono adottare sia i cerchi in lega oppure cerchi a raggi, come in questa versione qui, che sono cerchi tubeless. Le sospensioni sono ad aria e è possibile regolarle anche queste dai pulsanti fino a 400 regolazioni, quindi un'infinità di regolazioni adatte per qualsiasi tipo di terreno. Da qui è possibile anche comunque sia regolare l'erogazione del motore e adattarla ad un uso più turistico piuttosto che urbano o in off-road. Dal cruscotto multifunzione in TFT è possibile regolare tutte le funzioni della moto comodamente dai comandi posizionati sul manubrio. È possibile anche regolare l'ABS o il DCT. Il DCT sarebbe Ducati Traction Control e l'ABS è il sistema di frenata. Usufruisce di un sistema studiato da Bosch che funziona molto bene anche quando la frenata avviene in una curva. Questo sistema usufruisce anche del ripartitore di frenata che agisce sulle ruote frenando contemporaneamente in percentuale sia sulla ruota anteriore che la ruota posteriore. La strumentazione della moto è retroilluminata, quindi ben visibile anche di notte. Le frecce dopo la svolta si staccano in automatico. L'illuminazione è affidata a un sistema full LED che incorpora anche la funzione di cornering, cioè che va a illuminare la parte interna quando si effettua la curva. Di questa Ducati Multistrada S ne esistono due colorazioni, la grigia che vedete qui e oltre al rosso classico Ducati. Ciao a tutti, alla prossima!